Ave discepoli ecumenici, qui è il primo ecumenico che parla. Sto facendo questo video per darvi un annuncio. Sono arrivato a una conclusione tale per il cui il primo ecumenico lascerà Instagram. Le motivazioni di tale decisione sono dovute alla meditazione, al ripensamento continuo dell'impatto che hanno i social su di noi. Anche nelle interviste ecumeniche che ho fatto ho riscontrato nel 90% degli artisti che i social network, specialmente Instagram, impatta le nostre vite in modo negativo, soprattutto anche per gli artisti, in questo caso cantanti, produttori. Stessa cosa, posso parlare dei discepoli ecumenici, vi posso parlare della mia esperienza con i discepoli ecumenici. Anche là siamo sull'80-90%. 80-90% dei discepoli ecumenici hanno un rapporto negativo con i social network. Quindi io, come messia di tale missione, come quando Mosè aprì le acque, io il primo ecumenico quitto i social media, li quitto. L'ho già fatto due volte, già due volte ho quittato Instagram, l'ho fatto per motivi personali, ora invece lo faccio per una missione, per la missione ecumenica. Voglio dare l'esempio agli artisti e alle persone che si può fare quello che ci piace, quello che ci ispira, senza l'utilizzo di Instagram, senza l'utilizzo dei social. Le interviste ecumeniche continueranno, i vlog ecumenici continueranno, ci saranno nuovi format. Dovete iscrivervi al canale degli ecumenici di YouTube se volete continuare a seguire quello che faccio, no? Perché io d'ora in poi l'unico social, se si può definire tale, sarà YouTube. Mi concentrerò completamente su quella piattaforma. Voglio essere di esempio a tutti e spero che questo video verrà condiviso dai discepoli ecumenici quanto dagli artisti che ho ancora intervistato e che dovrò ancora intervistare. Il primo ecumenico. Perché il primo? C'è un motivo se io sono il primo ecumenico, con tutta l'umiltà di questo mondo. Io devo dare l'esempio, devo prendermi la responsabilità, come fa un leader, non come fa un boss. Il boss dà gli ordini, il leader dà esempio. Io, essendo che voglio essere un leader, voglio dare l'esempio. Questo esperimento, perché alla fine è un esperimento, andrà a buon termine? Nessuno lo sa, nessuno lo sa. Però nessuno lo ha ancora provato. Nessuno ha il coraggio, oserei, di provarlo. Io sarò il primo a farlo. Il primo ecumenico sarà il primo a farlo. Un artista, crede, pensa, giustamente, dipende dai casi, che Instagram lo possa aiutare nella sua ascesa, no? Sì, ascesa nella scena, nel campo musicale. La mia teoria è contraria. Ho sviluppato una teoria per il cui non è più così, perché Instagram ormai è troppo saturo. È estremamente saturo di artisti in questo caso, ma anche di content creator. Questa tale saturazione fa sì che si annulli tutto. Qualsiasi contenuto tu crei su Instagram, qualsiasi contenuto, qualsiasi storia, qualsiasi canzone tu crei, verrà automaticamente eliminata. Tu puoi fare tutte le canzoni che vuoi, puoi fare tutti i video che vuoi, ma automaticamente il tuo contenuto verrà annullato, perché è saturo. Instagram è saturo. E ora sto parlando sotto il punto di vista dei contenuti. Vogliamo parlare sotto il punto di vista dell'impatto personale che ha Instagram su di noi? Vi faccio un esempio semplicissimo, che nelle interviste ecumeniche l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre. Instagram crea dell'ansia. Anche indirettamente, anche se tu non la senti direttamente, in qualche modo ti crea quell'ansia, ti crea quella negatività, ti crea quella... Non voglio dire depressione, perché depressione è una cosa più elevata, però per farvela capire, quella depressione, tra virgolette. Facciamo l'esempio. Sei a casa, giornata di merda, sei nel letto, non sai cosa fare, dici guarda che giornata di merda, o che periodo merdoso, apri Instagram, boom! Quello è a divertirsi in discoteca. Boom. Quello è a divertirsi con una tipa. Boom. Quello è... Cazzo ne so, è alle giostre. Quello, boom, fa quello. Oppure, quello fa il gangster. Io voglio essere un gangster. Quello si atteggia da gangster. Io sono una persona introversa, vorrei essere estroversa come lui, eccetera. Ma quella non è la verità. Quello è il social, quello è il personaggio.
ad esempio, i veri gangster non lo farebbero mai vedere sui social, se fossero veramente dei gangster, no? Diciamoci la verità. E una persona che invece si diverte in discoteca non farebbe così tante storie, perché se ti diverti non vai neanche a pensare di fare la storia, no? Quindi quelli che fanno le storie lo fanno per far vedere agli altri, guardate, io mi sto divertendo e voi no, oppure mi sto divertendo più di voi, ok? Poi ognuno fa i paragoni. E quindi questo sistema creato indirettamente, poi la gente non è che lo fa apposta, è una cosa automatica, una cosa umana. Fa sì che noi ci paragoniamo costantemente agli altri e non andiamo avanti con il nostro lavoro. Per alcuni potrebbe spronarli, ma per la maggior parte dei casi, io infatti ora non sto generalizzando, per la maggior parte dei casi no, ti butta ancora più giù. Ti fa mettere sempre quel paragone, perché tu dici, facciamo l'esempio delle canzoni. Oh, wow, quella ha fatto la canzone con quel tipo, ha fatto la canzone con questo tipo, e tu ogni canzone che fai la vai a paragonare a quello, perché deve essere migliore di quella o tale quale a quella, perché quella ha funzionato. Ma se quella ha funzionato per lui, non vuol dire che funziona pure per te, ok? Quindi, dopo tutto questo minestrone, che è poco, perché potrei dire molto di più, ma forse lo farò nel canale degli ecumenici, dopo tutta sta roba minimale che ho detto, ripeto col dire che la missione sta per iniziare. Come ho detto, lascerò questo video, spero che giri un po'. Poi cercherò di portare a termine e più lungo possibile questa missione. Voglio dimostrare che nel 2022 puoi farcela, perché il mio farcela semplicemente è far sì che i miei video arrivano a più persone possibile. Per me, poi per un altro può essere un'altra cosa, senza l'uso di social network, ma soltanto con lo sbattersi, andare in giro, parlare con la gente, contatti telefonici, parlare al telefono, parlare dal vivo, farsi pubblicità, ok? In giro. E boh, vediamo come va sta roba. Ora ho una missione, sono spronato, non è più una cosa personale, ma è una missione ecumenica. Con questo passo e chiudo. Vabbè.